Che bello che è il Natale, il più bello dell'anno, sì, davvero, davvero. Sì, sono d'accordo. Senti, oggi a proposito di dolce, dolce cannella, dolce profumi, e Fulvio Marino, tra i 200 panni che ci deve fare, quest'oggi ha deciso di fare... Beh, oggi facciamo un ricordo, un mio ricordo personale del Natale, voglio salutare mia nonna Rina. Che anche ci guarda una sempre. Nonna Rina, lo sì, sai? Sì, sì, ma e lei fa sempre le tagliatelle, tra l'altro. Io le chiamo le tagliatelle di nonna Rina, tra l'altro. È vero. Lei tutte le domeniche andava alle 7 a messa e quando arrivava sfornava una torta di mele pazzesca con diciamo il succo di mela, poi metteva la marmellata di mele e io ho voluto fare una rivisitazione di questa torta con il pane. Pane, mele e cannella. Pane, mela e cannella. Poi per... è natalizio, perché la cannella è proprio del Natale. Assolutamente sì, e utilizziamo per la prima volta il lievito madre, ma gli esuberi di pasta madre, perché quando rinfreschiamo il lievito madre ci rimane tanto lievito, no? E quindi senza rinfrescarlo, siccome un pane è semidolce e quindi con tanti zuccheri, utilizziamo il lievito madre prima che questo sia rinfrescato. Bene, sono curiosissima di vedere questo pane, mela e cannella che ha già il sapore del Natale e vado a sale. E io vado dal mio Fulvio Marino. Eccoci. Per imparare sempre in tema di Natale questo pane, mela e cannella, che è il pane della tua nonna. E quindi, sì, insomma, che ricorda la torta della nonna, sì, della nonna Rina, della che salutiamo. Nonna, che tu hai reso pane. Hai esatto, pane ci sta guardando in questo momento, chissà come sarà emozionata. Nonna Rina, grazie, nonna Rina, grazie. Benissimo, allora impastiamo le due farine, abbiamo detto 700 grammi di farina tipo 0 e 300 grammi di farina integrale. Questa le abbiamo tutte. Succo di mela, succo ecco di qua, mela, senza 500 grammi. Quello che troviamo. Quello che troviamo con lo zucchero, perché spendiamo 30 secondi sul lievito madre. Dai. Noi sappiamo che il lievito madre... A casa chi lo sta abbiamo facendo? Tempo, stranamente, pensa. Bene, oggi. Che bello. Sono sì, felice. Che puoi andare un po' più tranquillo, perché di solito poverino lui arriva sempre alla fine. Allora salutiamo anche Paolo. Volevo dirti, ecco. Avrei detto, quando avevi finito di parlare del lievito, poi sì, ne parliamo ancora, sì, di questo grembiule che ha fatto con le tue iniziali, Fulvio sì, Marino, che bello, sì. Fatto con materiali riciclati. Sì. Sì, Paolo sul Delta del Po che è un amico ed è, sai che io adoro gli artigiani, io sono un artigiano, adoro gli artigiani, ma a 360 gradi, in questo momento molto sfidante, spesso gli artigiani sono quelli che hanno più difficoltà e quindi gli artigiani a 360 gradi, Paolo è uno dei tanti artigiani italiani che fa tutto a mano, utilizza materiali di recupero e fa questi grembiuli meravigliosi e non solo, volevo salutarlo e ringraziarlo e dire forza a tutti gli artigiani, ce la facciamo perché... Solo nei momenti difficili riusciamo a far vedere chi siamo. Gli artigiani poi sono artisti. E brava, quindi, artigiani, artisti. Brava. Esatto, assolutamente. Sì. Quindi il lievito madre, sì, che tutte le settimane, noi consigliamo di rinfrescarlo almeno 3 volte a settimana, spesso ci ritroviamo a casa ad avere tanto lievito, no? E tutte mi scrivono, ma cosa faccio con questo lievito? Sì, perché uno dice, cosa faccio, lo butto via, ecco. che non serve più. Assolutamente no, iniziamo a dare delle ricette da utilizzare con gli esuberi di pasta madre, quindi con la pasta madre un po' più acida, prima di farla rinfrescare, la utilizziamo in questi pani, soprattutto in questi pani dolci. Mettiamo solo 200 grammi di lievito madre all'interno della ricetta, solitamente ne mettiamo un po' di più, proprio perché un po' meno lievito, che è molto acido, ha molta fame, si ciba di questi zuccheri perfetti in questo pane alle mele e incomincia a lavorare bene. Quindi possiamo utilizzare... Senti, se non avessimo, perché magari uno dice che bello questo pane mele cannella, ma io non ho gli esuberi di lievito madre, certo, cosa può utilizzare? Bravissima, naturalmente si può fare col lievito di birra, intanto metto la purea di mele, col lievito di birra e qui ne possiamo mettere 10 grammi sulla ricetta. 10 grammi di lievito di birra, quindi abbiamo messo, ricapitolando, sì, 700 grammi di farina di grano tenero tipo 0, 300 grammi di farina integrale, okay. Sì, esatto, 500 grammi di succo di mela. Il succo di mela, quello sì, che il succo di mela che troviamo, anche, esatto, anche al supermercato. Esatto, 180 grammi di purea di mela, possiamo usare anche una marmellata di mele che esatto, abbiamo. Marmellata di mele. 200 grammi di lievito madre ancora da rinfrescare, 20 grammi di sale e 4 grammi di cannella che metto in questo momento. Ho messo già la purea di mela e do un profumo di cannella che è benissimo. Chi non che piace? La cannella fa proprio, chi non piace la cannella non la mette. Non la mette, esatto. Però la cannella fa proprio Natale, oh, no? Anch'io sì, che non sono pazza del profumo di cannella, però in realtà a Natale mi piace. Ma poi con la mela e questo pane, la farina esatto, integrale dà un sapore veramente già Natale mentre lo impasti. È vero. Eccolo però qui. È già Natale mentre lo impasti, è una bella definizione. Ecco, noi finiamo il nostro impasto che deve lievitare 2 ore a temperatura ambiente, eccolo qua, e avremo... Il nostro impasto dammi super lievitato, grazie. Metto un po' a posto. Sempre una supermano. Ma sì, è perché a mettere a posto. È normale, se no. Ok,
sfariniamo il nostro tavolo. Naturalmente non abbiamo parlato del sale, il sale va sempre aggiunto alla fine nell'impasto, certo. Naturalmente i nostri 20 grammi di sale. Sì, è molto importante anche perché... Io quello che ho imparato da Fulvio, all'inizio io mettevo proprio, sai, un pizzichino di sale. Lui mi ha detto, no, il sale quando sono 10 grammi è un bel cucchiaino, cioè non lesinare, quando serve, serve, senza esagerare, Delina. Certo, senza esagerare. Però io te ne faccio vedere. Allora, dopo due ore noi stendiamo il nostro impasto, l'ho diviso a metà e faremo due, lo stendiamo in questa maniera, creandoci un rettangolo, ok? Poi ci prendiamo una teglia con un canovaccio da cucina. Questa è una tecnica che abbiamo già fatto vedere, ma mi piace molto perché aiuta a non far addormentare le forme, a non farle allargare troppo, perché questo è un impasto abbastanza morbido, ma che non facciamo, non lo ripieghiamo su se stesso. Quindi mettiamo il nostro pezzo di pasta sul canovaccio. È un po', signore, come la panciera contenitiva per noi donne. Ok? Sei fortissima, è vero. Ecco, non mi sapete quando devi, come dire, un po' contenere, no? Mi rivolgo al pubblico femminile. Magari con un abito un po' stretto, così che noi mettiamo un po' di contenimento. Esatto. Quello è il concetto. La panciera contenitiva per le pagnotte di pane è geniale. Probabilmente te la usi. Io potevo dire una cosa del genere. Però ecco, non usate la panciera perché è sintetica, in forno poi... No, ma per dire, insomma, il concetto è quello di ta-ta-ta. Ecco. Esatto, mettiamo a lievitare per altre due ore. Naturalmente qua mettiamo uno spessorino come ho fatto qua, guarda. Ti faccio vedere perché questa panciera contenitiva, se non riempiamo la teglia, eccola qua. Esatto, ma noi donne la riempiamo sempre perché... se uno la mette perché ha da riempire. L'importante è che ci sia sempre abbondanza e soprattutto in questo periodo l'abbondanza è fondamentale. Almeno in questo periodo. Ecco, non patiamo. Quindi dopo due ore di lievitazione ci troviamo le nostre pagnotte contenute nella nostra panciera contentiva così e le mettiamo sulla teglia della carta forno. Quindi facciamo così, questo è un momento importante perché così non andiamo a sgonfiare. Scaravoltatelo con la mano. Adesso ne mettiamo due, bravissima, mettiamo la mano sotto. E via. E due. E le mettiamo in forno, dobbiamo Le tagliamo, guarda. Oggi le tagliamo, ti faccio vedere un altro taglio, con le forbici. No, guarda. Davvero? Sì, sì, ne facciamo due. Allora, una, facciamo così, guarda, uno e due, un bel taglio che poi si aprirà. E poi l'altra io gli ho messo anche la mela che rimane leggermente bagnata così si attacca e poi gli facciamo un altro taglio, guarda, proprio così facile, guarda che bel disegno. Che bello. Che poi in cottura ti faccio vedere, cottura che deve essere a 240 gradi massimo del statico per circa 40 minuti ed eccolo qua, guarda. La è un meraviglia. Po' una torta, quindi deve cuocere un po' di più del pane sì, normale. Sì, deve cuocere lentamente. E guarda, questo è con le mele, questo è il taglio con le forbici. Che meraviglia! E questo è un pane dolce che come lo mangi? Come... Allora, a me piace tantissimo coi formaggi, questo pane di mela. Sai che anch'io l'avrei messo coi formaggi? Guarda la meraviglia. Lorenzo, sei d'accordo? Guarda, bel blu. Senti il profumo. Mamma. Profumo e lo schioccare. Poi senti questo acido... del lievito madre. Bravissima, bravissima. L'acidità che con la dolcezza della mela e del succo ha creato un equilibrio perfetto. Io sono innamorato. Un matrimonio d'amore. Che meraviglia, anche lo scoiattolino è innamorato, vedi?